Prevedere il luogo del prossimo attentato terroristico con un'affidabilità del 90%. I ricercatori dell'Università di Pavia presentano un modello matematico per combattere l'ISIS. Paura mortara per un bambino di appena 3 anni, rimasto con il piede incastrato negli ingranaggi di un'impastatrice, portato via con l'elisoccorso, è stato ricoverato ad Alessandria. Insegue tampona l'auto su cui viaggiano la moglie e le figlie nel tentativo di prendersi le bambine. Un marocchino arrestato dalla polizia aveva anche minacciato la donna con un martello. Visita dell'assessore regionale alla sanità Gallera a Mortara. L'ospedale Asilo Vittoria rimarrà aperto, è già in corso un piano di rafforzamento, confermata invece la chiusura notturna del pronto soccorso. Rovinò la bocca a un paziente, ma è stato assolto perché è incapace di intendere di volere. Il dentista era depresso e alcolizzato per la separazione dalla moglie, ma giudicato idoneo alla pratica medica. Arrivato a Vigevano un nuovo dirigente del settore lavori pubblici. Il primo obiettivo, un piano per svolgere in fretta la manutenzione del secondo tratto del cavalcavia La Marmora. Buonasera e benvenuti a Pavia Italia. L'Università di Pavia ha presentato quello che potrebbe essere un importante contributo per la lotta al terrorismo. Un modello matematico che è stato formulato da alcuni ricercatori sulla base dei precedenti, sulla base delle notizie, delle indicazioni che viaggiano su internet, riuscirebbe con un'approssimazione del 90% a indicare quale potrebbe essere il prossimo obiettivo degli attentatori. Un modello che è già stato presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si vuole mettere a disposizione dell'intelligence internazionale. Vediamo il servizio di Mario Fortunato. L'attentato di Londra dello scorso weekend, quello di Notre Dame a Parigi, di poche ore fa, per citare gli ultimi casi, gli attacchi dell'ISIS sono sempre più frequenti ed altrettanto imprevedibili per le loro modalità d'azione. Come provare ad arginare dunque questo fenomeno? Una prima risposta arriva a sorpresa da Pavia, una squadra di ricercatori coordinati da Silvia Figini, docente di statistica all'Università di Pavia, ha messo infatti a punto un modello capace di anticipare le azioni dei potenziali terroristi. Si tratta di un algoritmo che, integrando dati e notizie prese anche da web e social network, riesce a giocare d'anticipo, calcolando un primo livello d'allarme su possibili attentati. Il modello è stato presentato dalla stessa professoressa Figini nei giorni scorsi a Roma, presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza dei Ministri. I ricercatori pavesi sono partiti da un punto fisso, ovvero gli attentati delle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti. Da quella data in poi si sono registrate circa 83.000 azioni in 158 paesi, per un totale di oltre 190.000 morti e più di 1.000 gruppi terroristici differenti. L'algoritmo lavora quindi utilizzando questi dati storici, quantitativi ed incrocia con altre informazioni, a cominciare dalle notizie offerte dai siti web e anche dai social network, per provare a stabilire le coordinate del prossimo attacco, una sorta di sistema di primo allarme. È evidente il vantaggio di questi modelli. L'equazione antiterroristi fornirebbe un vantaggio alle forze di sicurezza, che potrebbero così mettere in campo azioni di contenimento a fronte di possibili attacchi sulle nostre città. Veniamo alle cronache locali con un gravissimo episodio avvenuto a Pavia. Un uomo che per lungo Ticino ha inseguito una vettura su cui viaggiava la ex moglie con le figlie. L'uomo non accettava la separazione, voleva riprendersi le figlie, anche minacciato la donna con un martello mentre si stava rifugiando in un bar. Sentiamo che cosa è successo con il servizio di Luca Pattarini. Ha inseguito e tamponato più volte l'auto su cui viaggiava la ex moglie perché voleva riprendersi le figlie affidate alla donna dopo la separazione. L'aggressore è un 42enne di origine marocchina che nel pomeriggio di ieri ha incrociato la macchina del cognato con a bordo la donna e le figlie. Per cercare di fermarli li ha speronati più volte all'altezza del ponte coperto, dove è riuscito ad aprire la portiera dell'auto e a colpire il fratello della ex moglie con calci e pugni.
Quest'ultimo è riuscito a divincolarsi e a fuggire verso Viale della Libertà, dove però è stato nuovamente raggiunto e tamponato dal 42enne. La vittima, assieme alla signora e alle bimbe, ha provato a rifugiarsi in un bar, ma l'aggressore li ha inseguiti e minacciati con un grosso martello. A quel punto, fortunatamente, sono arrivati gli uomini della squadra volante, allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Nemmeno di fronte agli agenti, però, il 42enne si è fermato, ma anzi ha colpito nuovamente con un pugno il cognato, costringendo i poliziotti ad intervenire e a immobilizzarlo. La donna, sotto shock, ha poi spiegato agli agenti che da tempo l'ex marito la tormentava con telefonate e appostamenti perché non si rassegnava alla fine della loro storia e al fatto di non poter vedere le bambine quando voleva. Il 42enne è stato quindi arrestato con le accuse di lesioni personali, minacce, atti persecutori e si trova ora in carcere a Torre del Gallo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Grave incidente nella serata di martedì sulla provinciale 201 in Valle Versa, all'altezza della frazione Roncole di Montubeccaria. Un motociclista di Santa Maria della Versa di 35 anni è finito contro il rimorchio di un trattore in manovra. La situazione per lui è apparsa subito seria. Sul posto sono intervenuti alcuni equipaggi della Croce Rossa di Stradella e l'Eli Soccorso, che ha portato il centauro, di professione operatore edile, all'ospedale di Brescia. Lì è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico per un trauma spinale. E a Mortara invece un bambino di appena 3 anni è rimasto incastrato in una impastatrice. Vediamo. Grande paura a Mortara per un bambino di appena 3 anni rimasto incastrato in una macchina impastatrice. Infatti è successo poco dopo le 13, il piccolo si trovava nel laboratorio del negozio di kebab gestito dai genitori in corso Cavour. Ancora non è stata chiarita la dinamica, fatto sta che il bambino ha messo un piede dove non avrebbe dovuto ed è stato fatto prigioniero da alcuni ingranaggi della macchina. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta un'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa. Data la delicatezza della situazione, si è però preferito trasferire il bambino in elisoccorso all'ospedale di Alessandria. L'elicottero del 118 è atterrato al campo sportivo per poi decollare poco dopo verso la struttura sanitaria piemontese. Il referto medico parla della rottura di una gamba, oltre al grande spavento per il piccolo e per i suoi genitori. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia locale. Rimaniamo a Mortara per parlare invece dell'ospedale. Oggi visita dell'assessore regionale Giulio Gallera, che ha confermato l'ospedale non chiuderà, anzi è già in atto un piano di potenziamento. Chiuderà invece di notte il pronto soccorso con un appoggio su Vigevano e il mantenimento invece a Mortara di un presidio del 118. E allora sentiamo l'assessore regionale Gallera e il direttore dell'azienda sociosanitaria territoriale Bright con il contributo di José Lattari. Mai più nessuno possa neanche lontanamente scrivere, ipotizzare o immaginare che qualcuno vuole chiudere l'ospedale di Mortara, siccome ci sono arrivate anche queste notizie. Allora, voglio dire, queste sono un elenco preciso e puntuale di attività, oltre a essere questo importante luogo bello, che gli investimenti che si stanno facendo in termini di strumentazione, di macchinari e di attività che progressivamente anche di carattere operatorio che stiamo andando ad inserire su questo ospedale. Una notizia per sgombrare il campo da eventuali polemiche: l'ospedale di Mortara è un ospedale per noi molto importante, resterà assolutamente con le sue attività, ci sarà una rivalutazione solo sulle attività chirurgiche, cosa che stiamo facendo su tutti i nostri ospedali, di spostare la chirurgia ad alta complessità nei presidi di riferimento Vigevano e Voghera, in questo caso Vigevano, dove la chirurgia più complicata ha maggiori condizioni di sicurezza per essere eseguita. Dopodiché tutte le altre attività saranno confermate e una ipotesi di ristrutturazione sulla parte degli ambulatori con l'attivazione dei percorsi per i cronici, per far sì che anche questo ospedale rientri a pieno titolo nel percorso di gestione della cronicità che Regione Lombardia ha messo in campo. Gallera era a Mortara anche per la campagna elettorale in vista delle comunali, un incontro sul tema sanità in supporto della candidata di Forza Italia, Bio. Oggi io sono qui per sostenere la nostra candidata Daniela Bio alle elezioni comunali di Mortara.
e la lista di Forza Italia in questa grande avventura che stanno mettendo in campo, in cui noi crediamo moltissimo. E ho accolto con grande piacere anche la sua forte motivazione, una volta eletta, nel dare attuazione, per quanto riguarda le competenze del Comune, alla riforma sanitaria. Abbiamo bisogno di amministratori locali che sanno cogliere le opportunità che la Regione mette in campo e lavorare con noi per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Oggi è un grande giorno per la nostra campagna elettorale della lista di Forza Italia e Fratelli d'Italia, in quanto siamo riusciti ad avere con noi l'assessore Giulio Gallera. Noi chiediamo un impegno concreto da parte sua per la riqualificazione della nostra struttura. Sappiamo che anche a livello nazionale purtroppo c'è la difficoltà a tenere aperto l'ospedale, il pronto soccorso, ma chiederemo a lui un'integrazione e un confronto chiaro rispetto anche ai nostri medici di base e a quelle che sono le strutture ospedaliere del nostro territorio. Continuiamo a parlare di elezioni. Da Mortara ci spostiamo a Gambolò per conoscere il candidato sindaco che è a capo di una lista formata da giovani. Questa si chiama Siamo Gambolò. Lui è Max Sonsogno. Sentiamo la sua presentazione. Allora, io sono Massimiliano Sonsogno, ho 34 anni e faccio il docente alla scuola dell'infanzia. Abbiamo deciso di candidarci a questa elezione a Gambolò perché abbiamo deciso di provare a fare qualcosa per il nostro paese, perché vogliamo bene al nostro paese. Infatti il nostro nome è Sì, Amo Gambolò. I punti fondamentali della nostra lista sono la trasparenza, prima di tutto, la trasparenza verso il cittadino, quindi il cittadino deve essere pienamente a conoscenza di tutto ciò che viene svolto all'interno dell'amministrazione comunale. A questa cosa segue una richiesta che è quella della partecipazione del cittadino, quindi la richiesta ai cittadini di mettere a disposizione del proprio paese, che anche loro amano, le proprie competenze, la propria disponibilità e il proprio tempo. Oltre a questo, la nostra idea è quella di seguire alcune pratiche già sviluppate in altri comuni più o meno simili al nostro, per poter così affrontare, come già altri comuni hanno fatto proficuamente, i problemi che ci si pongono. Oltre a questo, altro punto fondamentale è investire sui giovani e sul loro senso civico, perché il momento in cui siamo nella nostra città ci fa pensare che se si va avanti in questo modo e i ragazzi continuano a preferire altre città alla nostra, in realtà resterà una città vuota, brutta e non spiacevole da abitare. Il resto della mia lista è formata quasi tutta da ragazzi più giovani di me, e sono tutti ragazzi che hanno terminato il proprio corso di studi o lo stanno ultimando. Ci sono alcuni architetti, alcuni ingegneri, e l'unica scelta che abbiamo fatto è stata quella di non prendere all'interno del nostro gruppo delle personalità che avessero già ricoperto un ruolo politico. È durato appena una settimana l'incarico di Alessandra Imperiale come membro del Consiglio di Amministrazione di ASM Pavia. La giovane avvocato, che era stata scelta in rappresentanza dei piccoli comuni, ha dovuto lasciare per un problema di incompatibilità. È stata infatti assunta al Policlinico San Matteo. Adesso però, dopo 4 mesi di vacanza e una sola settimana di Consiglio di Amministrazione al completo, si dovrà cercare una sostituta. 4 mesi per trovare un sostituto ed una sola settimana per rassegnare le dimissioni. A pochi giorni dalla sua nomina nel CDA di ASM Pavia, Alessandra Imperiale lascia l'incarico. Scelta come rappresentante dei piccoli comuni, ovvero una trentina di amministrazioni che detengono tutte insieme poco più del 4% del capitale sociale, l'avvocato trentenne, esperta in diritto amministrativo, ha dovuto lasciare a causa di un'incompatibilità. Era infatti da tempo in graduatoria per un'assunzione al Policlinico San Matteo, su un posto, va però specificato, che non era inizialmente previsto in organico per il 2017, ma che è stato invece attivato. L'incompatibilità è stata sollevata dallo stesso San Matteo, da Alessandra Imperiale, così deciso di rinunciare al ruolo nel CDA di ASM. Tutto da rifare quindi per i piccoli comuni, che ora dovranno trovare un'altra donna per esercitare il cosiddetto controllo analogo in azienda. Di nomi per il momento non ce ne sono, ma il percorso sarà lo stesso effettuato con Alessandra Imperiale: ricerca di candidature politiche e valutazione d'intesa con i comuni di minoranza, il tutto nel giro di pochi giorni.
A Vigevano è entrato in servizio da qualche giorno un nuovo dirigente del settore lavori pubblici, si chiama Domenico Martini e sentiamo dal sindaco Andrea Sala quali saranno le priorità su cui dovrà lavorare. Sicuramente il nuovo dirigente deve trovare una soluzione sulla seconda parte di intervento del cavalcavia, perché come abbiamo ben visto il progetto originario rispetto alla realizzazione più di 50 anni fa aveva delle differenze. Sulla prima parte si è riusciti a intervenire e la situazione adesso è stata, diciamo, sistemata. Sulla seconda parte siamo in un momento di progettazione. Dobbiamo trovare il sistema più rapido, veloce, sia di progetto che di realizzazione, per consentire di dare nel tempo più velocemente possibile ai cittadini una risposta. Quindi il primo punto in capo a tutto è sistemare la seconda parte del cavalcavia. Gli altri due punti qualificanti dati all'ingegnere sono una programmazione di edilizia scolastica in modo di cogliere tutti quei microfinanziamenti che escono, in modo tale di dare ai nostri ragazzi delle scuole il più possibile efficienti. E ultimo aspetto molto importante è lo sport e quindi tutto ciò che riguarda le strutture sportive. Noi facciamo tanti interventi all'anno, però abbiamo bisogno di una programmazione da sottoporre poi alle scuole e al mondo associativo al fine di vedere se il rilevamento tecnico e le attese coincidono, eventualmente si fanno dei correttivi, ma si ha possibilità da qua ai prossimi 10-20 anni di sapere anno per anno come si interviene. A margine dell'intervista che vi abbiamo appena mostrato, il sindaco Sala è intervenuto anche sul cantiere per il rifacimento delle fognature che comporterà a partire dal 14 giugno la chiusura del tratto finale di Corso Genova da Via Rossini a Piazza Volta. I lavori sono di competenza di SM. Il comune da parte sua ha precisato che, a parte l'ovvia interruzione al traffico del tratto di strada interessato dagli scavi, non ci saranno altre modifiche alla viabilità. Tramontano quindi le ipotesi che erano circolate sull'istituzione del doppio senso di marcia per alcune vie attualmente a senso unico come via Rossini. Sala ha dichiarato che ogni valutazione verrà effettuata solo dopo l'inizio dei lavori e un monitoraggio dei flussi di traffico che si andranno a originare con la chiusura dell'ultimo tratto di Corso Genova. Ci fermiamo per la pubblicità, abbiamo ancora però tante notizie da vedere insieme nella seconda parte. Rimanete con noi. Bentornati a Pavia Italia. Vi invito a seguire con attenzione la storia che ci racconta nel prossimo servizio Luca Pattarini, un dentista che aveva rovinato la bocca a un paziente. È stato assolto perché, pensate, giudicato incapace di intendere e volere. Il Tribunale di Pavia lo ha assolto perché il reato era stato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto. E non stiamo parlando di un'aggressione o di resistenza pubblico ufficiale, ma di un'operazione andata male. L'imputato di questo bizzarro caso giudiziario è un dentista di 64 anni, finito alla sbarra per il reato di lesioni colpose aggravate. A denunciarlo era stato un ex paziente che nel maggio del 2012 si era sottoposto ad alcuni trattamenti odontoiatrici di estrazione e reimpianto, mal riusciti per negligenza, imprudenza e imperizia, secondo le accuse. Il paziente, dopo l'operazione, aveva subito infatti un indebolimento permanente alla bocca con una prognosi superiore ai 40 giorni e aveva deciso di far causa al professionista. Nella bocca dell'uomo era stato trovato anche un frammento metallico che era probabilmente derivante dalla rottura di uno strumento odontoiatrico. Il 64enne in quel periodo stava lottando contro una forte depressione che lo portava ad essere dipendente dall'alcol, ma dopo una perizia psichiatrica era stato giudicato idoneo a svolgere la sua attività lavorativa. Dopo un lungo processo il giudice ha emesso la sentenza: viste le sue condizioni psicofisiche, il dentista era di fatto incapace di intendere di volere e per questo motivo è stato assolto da tutte le accuse. Attimi di paura nella centralissima Piazza Duomo a Voghera per il distacco di un grosso pezzo di cornicione finito sul marciapiede all'ingresso dei portici. Il manufatto è piombato a pochissima distanza dal bar Tre Merli, molto frequentato, e si è spaccato in diverse parti. Per fortuna era nel primo pomeriggio e che la piazza non era molto affollata, nessuno è rimasto ferito. Per la messa in sicurezza della zona e per scongiurare il pericolo di nuovi distacchi sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno transennato l'area.
si era inventata un tentato rapimento in virtù di una scommessa persa. Una ragazza di 15 anni di Zinasco è stata denunciata dai carabinieri per simulazione di reato. Aveva raccontato alla madre di essere stata avvicinata a Pavia, in via Boizio, da due individui a bordo di un furgone che le avrebbero intimato di salire sul mezzo con loro. Per il fatto era stata sporta denuncia, ma i militari, vedendo i filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno appurato che l'episodio era del tutto inventato. Messa alle strette, la ragazzina ha spiegato che la messa in scena del tentativo di rapimento era il pegno di una scommessa persa con le amiche. La giovane, pensate, aveva scommesso che avrebbe baciato un ragazzo, ma non lo aveva fatto per penitenza secondo gli accordi e si è dovuta inventare questo finto rapimento che l'ha portata alla denuncia. Parliamo di scuola, incontro del sindacato UIL per analizzare i problemi in provincia di Pavia. Abbiamo ancora tanti nodi irrisolti rispetto all'applicazione della cosiddetta legge sulla buona scuola, che ha provocato diversi problemi di gestione che stanno sempre più venendo fuori. Oltre a questo c'è il problema del contratto di lavoro del personale della scuola, ormai fermo da anni, siamo ormai dal 2006, l'ultimo contratto risale da allora, quindi siamo con stipendi inadeguati, con una situazione di difficile gestione anche all'interno delle scuole. Il terzo elemento che tratterò oggi sarà quello riferito al problema del reclutamento, che in bilico tra vecchio e nuovo, cioè in bilico tra un sistema di reclutamento ancora basato tutto sulle graduatorie e uno nuovo basato sulla professionalità e l'esperienza, eccetera, farà sì che nelle prossime settimane ci saranno milioni di persone che faranno a gara per compilare il modello di domanda per continuare a fare le supplenze. A livello locale siamo messi forse ancora un po' peggio rispetto alla situazione nazionale, in quanto rispetto al reclutamento degli insegnanti nelle province del nord, Pavia, una provincia del nord, ci troviamo nella difficoltà di trovare i supplenti per fare lezione ai ragazzi. Non ci sono più nelle graduatorie personale che hanno il titolo necessario per poter fare l'insegnante, soprattutto per la scuola primaria. E a monte non c'è stata una programmazione per far sì che a un certo punto ci fossero delle persone disponibili per fare le supplenze a chi è in maternità o chi è assente per varie situazioni. La scuola è in una situazione, devo dire, soddisfacente, in quanto abbiamo più di 1.400 iscritti su una base di addetti al settore di 7.500 tra docenti e ATE. Bella iniziativa a San Nazaro, grazie a una convenzione con associazioni che si occupano di ragazzi disabili. La biblioteca amplia gli orari di apertura e i custodi sono proprio i ragazzi disabili stessi. Le interviste di Stefano Calvi. Un progetto di inclusione sociale a favore degli utenti della CDD e del centro Archimede e a favore della biblioteca e della comunità di San Nazaro, un progetto che porterà ad avere nuovi orari di apertura della biblioteca. Non sarà più quindi aperta solo la mattina, ma avremo diverse possibilità alla mattina e al pomeriggio grazie ai gli educatori del CDD e di Archimede che implementeranno quello che è l'impegno della nostra bibliotecaria. Speriamo in questo modo di riuscire a incrementare quello che è la fruizione della biblioteca. Come amministrazione siamo particolarmente soddisfatti. E dopo l'apertura e la rinascita del teatro era uno dei nostri fondamentali obiettivi la rinascita anche della biblioteca, uno spazio secondo noi importante a livello culturale per la comunità, poco diciamo sfruttato. In effetti fino a oggi la biblioteca era chiusa al mattino, ma dal 12 giugno grazie alla collaborazione con il nostro CDD e il centro Archimede potrà vivere anche al pomeriggio. Ci auguriamo vivamente di poter far tornare i nostri ragazzi, i nostri bambini in biblioteca. Con le immagini di Alberto Bellotti a San Martino Siccomario per la festa del riso andata in scena alla Cascina Paradiso.
di colpo eccomi qua. Sarei arrivato io in vetta al sogno mio. Com'è lontano. Anni che c'è questa attività, la festa è 10 anni, 15 anni, 16 anni facciamo questa attività, abbiamo pensato di fare tutta la filiera, lavoriamo, si chiama laboratorio di pilatura, pilatura da tenuta, perché praticamente come vedete è una piccola riseria, è come se fosse una riseria, però è come vedete è mini, si lavora poco riso per volta, noi ne lavoriamo un quantitativo settimanale proprio per dare a chi lo vuole comprare un prodotto diverso da quello dell'industria, è chiaro, l'industria lavorano migliaia di quintali al giorno, però poi è ovvio, magari può essere consumato tra chissà quanto. Questo siete sicuri che è stato lavorato questa settimana per l'occasione. Nessuno non ha fiera, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via. Era l'ultimo servizio, ci fermiamo qui, arrivederci.